Ultima giornata del girone di andata di campionato per la ICOS FIS 2012, che vede in campo, sotto la guida di coach Cesaretti, Bertazza, Benetti, Bolognesi, Bedetti, Caselli, Campi, Merlo, Mennitti, Gardenale e Busacca. Al Palacus, il 10 gennaio, si sono sfidate ICOS FIS 2012, terza del girone, contro la quarta, i Diablos di Sant'Agata Bolognese. L'incontro è terminato con la vittoria di ICOS per 61-53, una partita fisica intensa con una prestazione della squadra non certo ottimale, decisamente sottotono ed al di sotto delle reali potenzialità della VIS. Comunque si mantiene intatta la striscia positiva di vittorie per la formazione allenata da coach Cesaretti, ora a 7 vittorie consecutive. Il primo quarto registra l'immediato vantaggio dei vissini, con un parziale di 17-10, seguito da un secondo quarto che vede la rimonta dei Diablos con il punteggio finale di 23-24 a favore di questi ultimi. Buona la ripresa per i ferraresi che, grazie anche all'ottima prestazione di Andrea Gardenale, con un attivo di 21 punti e 10 rimbalzi, chiudono questo parziale per 41-35. Gli ultimi 10 minuti, infine, vedono una VIS capace di mantenere il vantaggio acquisito fino alla fine dell'incontro che li vede vincitori, nonostante un deciso tentativo di rimonta da parte dei Diablos, capaci di recuperare fino a meno 7 a 2 minuti dal termine. Il prossimo impegno per la compagine capitanata da coach Cesaretti sarà di nuovo in casa al Palacus, il prossimo venerdì 17 gennaio contro la squadra del Peperoncino.